Non me lo ricordo. Eccoci qui, ci troviamo Super Car Auto Show 2014, la prima edizione. Ci troviamo adesso qui con Claudio Camacci, coordinatore tecnico del CNOSFAP Girini di Roma. Ecco, di cosa vi occupate voi? Meccanica auto, soprattutto meccanica. Tutto il centro fa anche altri corsi di formazione, però soprattutto qui siamo presenti per la meccanica auto in questa fiera. Ecco, vedo tantissimi ragazzi che ruolo hanno loro? Beh, qui abbiamo diviso il settore, quello che imparano al primo anno, al secondo anno e al terzo anno, e poi più la parte della carrozzeria. Ecco, perciò diciamo è una vera e propria scuola, spieghiamo a chi non la conosce. Sì, sono dei corsi triennali di formazione professionale, possono formarsi e continuare l'obbligo formativo dopo la terza media con questi corsi qui. Ecco, dove vi trovano per chi è interessato? Per la meccanica auto al centro professionale che sta in via Tiburtina, a Re Bibbia. E poi gli altri due centri, uno il più undicesimo sulla Tuscolana e l'altro il Borgo Ragazzi Don Bosco. Ecco, il vostro sito lo ricordiamo? Il nostro sito non me lo ricordo neanche io adesso. Abbiamo qui qualche biglietto. Comunque basta cercare CNOSFAP e vi troviamo, ecco, per chi è interessato. www.cnosfaplazio.it per chi fosse interessato. Ma vedo una macchina molto particolare con un biliardo. Sì, questa è una vecchia 500, vecchia al tipo diciamo degli anni 80, che è stata tagliata e è stato realizzato un biliardo, gli è stato incassato un biliardo e un impianto hi-fi di alta fedeltà, nel senso che proprio sono stati studiati i volumi, i ragazzi hanno studiato prima la teoria e poi l'hanno realizzato in pratica. Gli abbiamo messo un volante dietro. Perché il volante dietro? Perché praticamente l'idea è questa, siccome all'interno al vano motore c'è anche un frigo bar. Ah, ecco, andiamo a vedere il frigo bar, ci avviciniamo. Ecco, qui invece vedo... Sì, questa è l'uscita delle sfere quando vanno in buca. Se prendo una sfera e la mando in buca, si azionano le quattro frecce e suona un clacson che adesso non sentiamo perché c'è confusione, e poi da lì si sfilano le... Fantastica, chi ha avuto questa idea? L'idea veramente l'abbiamo copiata, però l'abbiamo poi realizzata qua con i ragazzi, ci hanno partecipato. Ecco, regia, possiamo avvicinarci. Ci hanno partecipato poi tutto il settore della meccanica auto, sia la parte della carrozzeria che la parte meccanica. Ovviamente abbiamo approfittato del cambio di velocità del motore che abbiamo smontato e che stanno montati su cavalletti del genere, in modo che i ragazzi ci fanno le esercitazioni, insomma. Ecco, infatti vediamo molti pezzi, ci può dare qualche indicazione maggiore? Sì, questi sono motori, questi cambi di velocità e poi qui fanno una cosa carina, una volta smontata la campana, il cambio di velocità, una volta aperta la scatola del cambio, all'interno troviamo tutto il gruppo di ingranaggi dell'albero secondario e i ragazzi lo smontano e lo rimontano bendati con una gara a tempo che poi faremo nel pomeriggio, insomma, che sono interessante. Ecco, vediamo intanto che stanno giocando nella macchina. Sì, abbiamo unito sia ovviamente questi aspetti molto tecnici, per esempio il piano ovviamente deve essere perfettamente in piano per poter giocare, quindi abbiamo messo delle bolle, ogni singola ruota è registrabile in altezza in modo che si possa adattare a tutte le esigenze di pavimentazione per stare in piano. Poter stare a livello, diciamo. E vedo poi qui un'altra macchina particolare, Gerini. Sì, questo è un prototipo che abbiamo fatto, praticamente monta un motore di una moto
e la dobbiamo ultimare perché dobbiamo ancora terminare gli organi di trasmissione e poi la vedremo, spero, in una pista. Ecco, ha un nome particolare. Sì, Sparta, si chiama Sparta, l'hanno chiamata così, quindi... Però è stata, ecco, per esempio questi tubi che voi vedete sono proprio un tubo comprato e loro hanno realizzato e saldato il telaio, quindi è stato proprio fatto tutto in casa, insomma. Ecco, veramente interessante. Ci puoi dare qualche altra anticipazione dei vostri lavori? Lo vogliamo sempre dire ai nostri ascoltatori? Sì, noi cerchiamo di fare una cosa con questi ragazzi. Loro hanno l'obbligo formativo, ma soprattutto cerchiamo di insegnargli un mestiere. Don Bosco diceva che hanno l'intelligenza nelle mani, no? Effettivamente hanno molta manualità, però stanno cominciando a capire che anche l'aspetto teorico, le basi teoriche sono importanti. E quindi quando vedono che cominciano a saper fare, a intendersi, cominciano a prenderci gusto, e moltissimi continuano poi un quarto e quinto anno per un diploma e qualcuno anche l'università. Questo è molto importante per aiutare i giovani, soprattutto in questo momento di grande crisi, e questa è sicuramente una strada molto buona. Eh sì, la crisi adesso, se uno non trova lavoro, tanto vale che vale, insomma, vale la pena che non stare in casa a perdere tempo, ma intanto si può preparare per le passioni che segue. Tanto ormai qualsiasi mestiere devi essere competente, quindi devi essere, la conoscenza è fondamentale, quindi bisogna impegnarsi, insomma, questo. Perfetto, allora io ti ringrazio e vi faccio tantissimi complimenti. Salutiamo tutti gli utenti, ciao.